saluto dal Croz. Siamo in gara 2 a Zolder dopo aver fatto una, direi, ottima gara 1, dove portiamo a casa il primo posto con una gara, direi, dominata dopo la pole position, però con le Lamborghini che ovviamente sono alle spalle. E questa volta partiamo in gara 2, siamo in orario serale, partirà Ivan Cappelli come prima guida. Direi che possiamo addentrarci, accendiamo i fanali, ragazzi. Prima partiamo. Partiti, ragazzi, e la Audi ancora una volta ci avanza. Attenzione, perché abbiamo anche la Lambo, ragazzi, brutta partenza questa, la nostra, però bisogna riprendere, ragazzi, la mano, perché vengo dalla pausa tra gara 1 e gara 2, quindi c'è da riprendere un attimo la sensibilità con i comandi. Qui da riprendere, però siamo in terza posizione. Onestamente, gara lunga, ragazzi, 20 minuti di gara. Lambo e Audi che già scappano. Ivan partito un po' male in partenza, andiamo di riprendere il ritmo, ragazzi, con questa Porsche 991. Non vi nascondo che nel frattempo ho giocato al DLC ultimo appena uscito, anzi update, con la pista di Zadworth, quindi mi scombussola un po' i riferimenti. Vediamo di ricordarci che siamo a Zolder qui. Herrera e Prince in, vediamo se riusciamo a passare la Lambo. Sarebbe male riprenderci la testa, anche se siamo tutti lì, ragazzi. Invece Mirko Bortolotti in quarta posizione dietro, vuole ovviamente recuperare il gruppo. Qui vado un po' esterno, chicane qui tagliato via, ci siamo, ragazzi, siamo dietro a Herrera, facciamogli un po' di pressione. Anzi, questa curva direi che è la curva buona per il sorpasso, però aspettiamo ancora. Intanto Mirko Bortolotti che ci riprende da dietro. Andate qua lunghi, lunghi qua, peccato, ci rifacciamo riprendere dalla Lambo. Vediamo Bortolotti parte. Clear on the left. Car on the right. Clear on the right. Scambio di posizione questa con la Lambo, right. Ragazzi, largo qua. Vediamo se riusciamo a aprire il gas prima in percorrenza. Clear on the right. Car on the left. Bella, scambio di posizioni tra con Lamborghini, che però teniamo la posizione, ragazzi, combattuta questa gara 2. Ci giocheremo nel cambio
pilota sicuramente la posizione, vedremo di non fare errori. Qui si perde molto in questa chicane. Buona qui l'entrata, andiamo giù flat out, andiamo di riprendere ragazzi Pereira che ci eravamo quasi prima a prenderlo, gli siamo addosso di nuovo, andiamo di nuovo alla caccia, attenzione qui ci proviamo ragazzi, no, rimaniamo ancora dietro sull'errore di prima, uscita buona qui invece. Siamo in scia, anzi via, in sorpasso. Andiamo a riprenderci la terza posizione, anzi la seconda, scusate. E se ti toccano ragazzi sei fuori. Se solo ti appoggiano sei fuori. Però devo dire buona l'intelligenza artificiale di Assetto Corsa. Invece ragazzi stacchiamo, siamo dietro la R8, vediamo in staccatona, lasciamo passare, non forziamo, siamo quasi al cambio pilota ragazzi, 14 minuti al termine. Ragazzi largo, siamo ragazzi, siamo in scia, andiamo ancora dietro però ci siamo. Abbiamo staccato due Lambo invece di Pereira e Portolotti, andiamo invece nel car on the right, clear on the right. Se qui ho preferito non esagerare, un contatto e siamo fuori ragazzi, prendiamo molti più punti, quindi teniamo per il momento posizione, gara ancora lunga. Stacchiamo un po' in anticipo, però usciamo bene in uscita e ragazzi ci andiamo a prendere la posizione. Andiamo a prenderci. Attenzione perché qui entra. Era altro che non vuole mollare, ragazzi, la posizione. Gara veramente combattuta questa. Delle due. Nel contatto quasi si ferma, tanto pit open, sta facendo rallentare però l'Audi, in questo caso infatti ci stanno riprendendo infatti ci proviamo ad attaccarlo. Ci proviamo, attacchiamo all'interno, via giù il gas. Ragazzi, combattuta la posizione, vediamo in staccata qua, niente, rimane dentro. Attenzione, errore mio, errore ragazzi, perdiamo la posizione. Abbiamo le due posizioni. Di nuovo da rifare tutto. Torniamo in quarta posizione. Scappa in questo caso l'Audi R8 che vedremo se riusciamo a combatterla nel secondo round.
soffriamo molto, ragazzi, questa staccata. Devo dire, già siamo a pelo di Bortolotti. Possiamo forzare. E qui cambio di finestra, già tutti escono. Siamo ancora un giro, ragazzi. Ultimo giro, ragazzi, di Ivan Cappelli. Difficile prendere il riferimento, ragazzi, con il buio. Siamo nelle ultime curve per Ivan Cappelli, ragazzi, determinante adesso il cambio pilota, lavoro del team adesso importantissimo per vedere di recuperare qualche posizione. Attacchiamo qui nella staccata dove guadagniamo qualche secondo. Ragazzi, entriamo dentro, avete acceso cambio gomma, 32 secondi, andiamo a, ragazzi, togliere sospensioni e carrozzeria, 2 secondi sono importanti in questo caso, vediamo se ce la facciamo, ragazzi, importantissimo il stop. Vediamo, ragazzi, se ce la facciamo. Sarà importantissimo partire adesso in team, intanto che, ragazzi, si dà da fare. Siamo in prima posizione al momento, però entreremo a filo. Ragazzi, mancano 7 minuti, ragazzi. Team importantissimo questa fase di cambio. 3 secondi, ragazzi. 2, 1. Mandatory stop, is that clear? Come on, go, go, go. Ragazzi, andiamo dentro, ci siamo. Siamo quasi in posizione 1 al momento. E ragazzi, guadagniamo la posizione, attenzione perché siamo qua, Engelhardt in questo caso primo, però guadagniamo due belle posizioni in cambio strategia, cambio pilota. Ora, ragazzi, ci giochiamo il tutto, gli ultimi 7 minuti. Non rischiamo, appena detto, abbiamo spazio con curva, ragazzi, dove guadagniamo un po' di più. Porsche molto veloce in questo cambio di direzione. Engelhardt che domina al momento la gara, però ancora lunga, ragazzi, 6 minuti da giocare, vedremo se
abbiamo staccato invece, devo dire, le altre due vetture. Buona questa chicane, ragazzi, ce l'abbiamo dietro, un po' lunghi, oh, toccato, errore mio, car errore mio, clear on the left, forse penalità, errore mio, su, Egra, mi dispiace, onestamente, non stato espressamente voluto, mi spiace anche perché gli ho fatto perdere la posizione, però queste sono le gare, ragazzi, questo è il motorsport, e allora in questo caso, ragazzi, vedremo cosa succederà. In teoria non abbiamo penalty, esattamente non mi sembra di aver fatto una manovra, sono andato in overbraking, ma ragazzi, una toccata e queste macchine sono già fuori, quindi ragazzi, gestiamo il finale, 4 minuti al termine, abbiamo buon vantaggio, quindi meglio non rischiare, gestiamo la nostra gara. Anche il miglior lap della serata, intanto abbiamo qualche problema, ragazzi, di frame rate, speriamo di non creare problemi in curva. Ragazzi, siamo in momento in prima posizione, giochiamo l'ultimo minuto che potrebbe essere anche l'ultimo giro. Dire la Porsche grande mezzo, perché sta confortando in maniera eccellente, molto veloce in ingresso a curva, vuol dire anche abbastanza fedele nella risposta.
Andiamo ragazzi verso il finale, 27 secondi al termine, siamo nelle ultime curve. Andiamo con buon margine, 4 secondi, vedremo se... Andiamo a terminare ragazzi la gara 2 e ci portiamo a casa ragazzi gara 2. Buona direi la prestazione, medaglia in questo caso per la sessione oro, un pole position in qualifica, gara 1 primo posto e gara 2 in prima posizione. Direi fantastico weekend, bello questo quadratura con i fuochi d'artificio qui a Zolder. Direi che possiamo terminare anche la sessione. Ovviamente non esce ragazzi dal... stiamo andando fuori pista. Eccola qui la Porsche, anzi scusate la Lambo. E terminiamo questa prima prova di campionato sesto corsa competizione. Andiamo a casa un doppio podio, Audi R8 in terza posizione mentre la Lambo del team Grasser penso seconda. Quindi ragazzi bel weekend di gara, ci vediamo ora nei prossimi episodi, andremo con gara 2 carriera sempre con assetto corsa competizione. Ciao ragazzi.